quanto riguarda la tipologia di servizi che, a cui sto pensando, allora, ovviamente il primo e il più immediatamente fruibile da tutta la cittadinanza è la possibilità di accedere ad una consultazione, ad un trattamento breve in libero accesso. Ecco, questa sarà, la possibilità per i cittadini di trovare assistenza psicologica nelle case della salute. Questo per tutta la popolazione. Poi ci sono settori specifici nei quali siamo presenti. Quindi, ad esempio, dentro al consultorio familiare abbiamo un percorso legato all'assistenza psicologica, quindi ci occupiamo dei disturbi emozionali durante la gravidanza e il postparto, perché questa è una fase della vita di particolare fragilità in cui l'intervento diventa prevenzione a tutti gli effetti per la futura famiglia e per il futuro bambino. Sempre dentro al consultorio, abbiamo lo spazio giovani, quindi il consultorio giovani che ormai è un'esperienza consolidata, che fa attività di prevenzione e promozione nelle scuole con i ragazzi sul tema della fertilità, come dire, ben gestita, no? E quindi che ha l'intenzione di prevenire le gravidanze indesiderate e le malattie sessualmente trasmissibili. E questa era una cosa che già era strutturata nella nostra azienda. Invece, la grande novità è che abbiamo iniziato da alcuni mesi un'esperienza nuova in quella sede lì, cioè nella sede riconosciuta dai giovani come accessibile, facile, non stigmatizzante, abbiamo creato un centro clinico per gli adolescenti e i giovani adulti, nel senso che la fascia di età è tra i 14 e i 25 anni, in cui potranno trovare appunto ascolto i loro bisogni psichici. La popolazione adolescenziale è quella che più in assoluto ha sofferto negli ultimi 2 anni. Stava soffrendo, cioè i segnali di sofferenza li vedevamo già prima, quindi il problema è più ampio a livello sociale. Però la pandemia sicuramente ha fatto esplodere comportamenti di ritiro scolastico, di abbandono scolastico, di ritiro sociale, di autolesionismo, di gravi depressioni. Cioè, c'è un panorama veramente di sofferenza inquietante. E quindi con questo centro che è posto in una situazione di agile fruibilità, in cui ci si può accedere, basta una telefonata, non c'è un ticket fino ai 19 anni. Ecco, noi speriamo di raccogliere questo disagio adolescenziale sempre prima che diventi un disturbo tale da doverlo inviare ai servizi specialistici. I servizi specialistici sono quelli della salute mentale, ovviamente. E sempre all'interno del consultorio, l'ultimissimo nato, su una forte spinta regionale che ci voleva equiparare ad altre province in cui questa esperienza c'era già, sono nati i centri LDV. LDV significa Liberiamoci dalla violenza. Sono centri di accoglienza e di ascolto, ma di lavoro terapeutico mirati a quegli uomini che hanno agito violenza di genere, violenza sulle donne, sulla partner, ok? O sulla partner. Quindi abbiamo visto, gli studi scientifici ci dicono, l'esperienza vecchia nel nord Europa, che si può provare a cambiare il modo di agire maschile. Quindi adesso di recente, ecco, questo è l'ultimo pezzettino nato con l'inizio dell'anno, abbiamo iniziato anche questa esperienza. L'ultima cosa che vi dico è che oltre a questo, delle cure primarie fanno parte anche quelle fasce di popolazione che devono gestire la cronicità. No? Quindi sto pensando al settore degli anziani e delle demenze, e anche lì la psicologia ha un grosso ruolo, nel senso che da un lato ha gli strumenti per fare le valutazioni, le valutazioni neuropsicologiche che devono fare diagnosi in un qualche modo, e dall'altro c'è tutto il problema, oltre del sostegno alla persona, ma soprattutto ai caregiver, soprattutto ai familiari. I familiari che, come dire, si trovano a dover affrontare situazioni emotivamente davvero pesanti, davvero complicate. Ecco, un discorso tutto sommato analogo riguarda l'altro ambito, che è quello delle cure palliative.
dove gli psicologi sono sul campo anche proprio dal punto di vista domiciliare. Ecco, lì l'assistenza alle persone che stanno attraversando il fine vita e anche ai loro familiari, capirete quanto sia importante, e non solo agli utenti in questo caso, è molto importante anche il supporto e la formazione agli operatori, perché anche gli operatori si trovano esposti veramente ad un livello di stress importante lavorando sempre con queste tematiche. Ecco, quindi un quadro complesso, variegato, che ha bisogno di un'organizzazione. Ecco, non possiamo più lasciarlo, no, al singolo servizio, alla singola equipe, ma bisogna pensare ad un'organizzazione che ne permetta il governo clinico, cosa intendo, che permetta la definizione delle priorità, degli obiettivi e poi l'erogazione delle prestazioni, e alla fine bisogna fare anche delle valutazioni di esito. La misurazione dei risultati deve assolutamente entrare nella cultura di tutti e a maggior ragione nella nostra cultura psicologica.